Expo Vending Sud 2023 continua, ci troviamo allo stand di Geos Sicilia e siamo in compagnia di Giampaolo Bononi, il responsabile commerciale di FAS International SPA. Che gran piacere rivederti, Giampaolo. Un piacere anche per me e un buongiorno a tutti, grazie. Giampaolo, voi vi trovate in Sicilia per la tappa del FAS Tour. Facciamo un riepilogo su che cos'è il FAS Tour, quali sono state le tappe fino ad oggi realizzate e quali si prevedono per il futuro. Dopo Venditalia dello scorso anno, dove la presenza FAS era importante, abbiamo deciso di iniziare dei tour itineranti per l'Italia, per spiegare i contenuti, per spiegare la tecnologia, per spiegare le innovazioni dei nostri distributori e di tutte le nostre vending machine della gamma prodotti. Quest'anno abbiamo deciso di programmare 10 tour a Padova a febbraio, ne abbiamo fatto un altro a Brescia, poi c'è stata Bologna e il 31 di marzo a Torino. Un mese di fermo in quel di aprile per tutta una serie di festività e abbiamo ripreso qui a Expo Vending Sud direttamente e saremo poi la prossima settimana in quel di Roma. Ci fermeremo poi dopo la tappa di Napoli di giugno per la pausa estiva e riprenderemo nella seconda parte dell'anno. Ecco, poi naturalmente noi vi daremo ulteriori informazioni su vendingnews.it, il quotidiano elettronico della distribuzione automatica. Giampaolo, ma andiamo un po' più nello specifico, che cos'è il FAS Tour? Io ho visto anche la partecipazione di altre aziende, perché? Il FAS Tour è una presenza di FAS itinerante in Italia, è un confronto con i nostri clienti ed è una e conta un programma nel quale vogliamo dare le indicazioni e le novità, nonché l'innovazione che non riguarda solo la parte di hardware, ma che riguarda anche la parte di software. Tant'è vero che stiamo presentando nella seconda parte della mattina, visto che si compongono di una presentazione iniziale e arrivano dalle 9 attorno alle 13, quindi sono composte da circa 4 ore. Riguarda una scaletta che prevede un'introduzione iniziale, una gamma prodotti e poi una parte finale che riguarda l'analisi e la presentazione di Alturas e FAS, che integrano un sistema nel quale si possono trovare soluzioni tecniche abbinate ad un gestionale. E ora parliamo del modello che è stato ribattezzato Made in Sud, o mi sbaglio? Certo, abbiamo deciso di fare una macchina e un modello specifico che è la mia, direttamente per il mercato del Sud Italia, proprio perché c'erano delle esigenze di componentistica e di soluzioni tecniche leggermente differenti, ma in linea con quella che erano le richieste del mercato. Vi invitiamo a farne richiesta alla nostra organizzazione commerciale, nonché al nostro partner Geos o ad altri partner con i quali collaboriamo nel Centro Sud. Ecco, e infine forniamo a questo punto l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere per entrare in contatto con voi affinché o con voi o con il concessionario di pertinenza possano essere fornite delle informazioni senza alcun impegno sui vostri distributori. Potete scriverci a infofas.it. Sarete indirizzati al sottoscritto che poi ridistribuirà la mail per competenza territoriale o per competenza tecnica se le richieste saranno legate alla parte tecnica o al post vendita. Io comunque vi invito eventualmente a scriverci, a chiederci informazioni, a darci suggerimenti, come facciamo anche nelle nostre presentazioni dove chiediamo la partecipazione anche dei nostri clienti per un confronto, per una valutazione aperta di quello che stiamo proponendo e per migliorarci sempre e perfezionarci di continuo. Anche attraverso suggerimenti da proporre per inserire nuove funzioni nei distributori, è così? Certamente, noi stiamo analizzando in particolare in termini software, stiamo cercando di andare verso il cliente finale, stiamo cercando di dare degli strumenti al gestore per migliorare sempre la sua interazione con quello che è un utente che molte volte
magari non viene analizzato, perché sulla locazione si pensa sempre a installare un distributore e magari a preoccuparsi di meno di quelli che sono i consumatori finali. Giampaolo, grazie, ci incontreremo a questo punto a Parigi, al Vending Show di Parigi il 21, 22 e 23 di giugno. Di cosa parleremo in quell'occasione? Del nuovo distributore del caldo? Io direi che parleremo di soluzioni interessanti, ma non vi posso svelare niente. Qui dietro di me, per esempio, c'è una soluzione che è la Cashback, che è una nuova macchina con un'integrazione di sistemi di pagamento all'interno di un display da 10 e un tablet, che può dare una soluzione ad un mercato, per esempio europeo, dove le transazioni vanno verso una preponderanza di incassi legati alla carta di credito. Credo che l'appuntamento prossimo sia sicuramente Parigi, nel frattempo noi prima ci fermeremo in quel di Madrid e la settimana prossima invece saremo a Roma per la nuova tappa del Fast Tour. Innovazione, 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 questa è la parola magica che trascina Fast International S.p.A., tutto il suo staff nei confronti dei gestori e dei consumatori finali. Giampaolo, grazie per la consueta collaborazione. Grazie a te Fabio, è sempre un piacere essere con voi in queste possibili presentazioni nelle quali diamo sempre il nostro benvenuto a tutti i nostri clienti e al mondo del vending.